con la PMB, ma anche con John Deere. Noi collaboriamo già da moltissimo tempo. E questo, quella della donazione del trattore che avete visto di fuori, per 100 cavalli, per versione a carreggiata stretta, che proprio ci serviva per la nostra azienda agraria, giusto? Lo dico a Barbetti che sta qua. Sarà l'inizio di una collaborazione. Ci illustreranno, ecco perché vi ho invitato a esserci, anche delle possibilità di lavoro nel settore della meccanizzazione, in particolare appunto nel settore di assistenza ai clienti delle macchine agricole e delle concessionarie che operano su tutto il territorio italiano. Enrico è un vostro collega perché si è laureato a Padova e fa ora il direttore marketing. Angela Nicio invece è del Buongiorno. settore risorse umane, quindi si occupa appunto dell'assunzione, di cercare figure di un certo livello, mentre invece qui vedete appunto i titolari della PMB, gli amici Pucci e Brizzi, con cui collaboriamo. Loro ci hanno sempre dato una mano anche per le nostre visite tecniche a Leiva. Quindi oggi è una giornata di festa, non è un convegno, è anche un modo per conoscerci un po' meglio. Ma do la parola al padrone di casa, a Nicola, per i saluti e anche per parlare, visto che stiamo in una fase di conoscenza, di quello che è il progetto d'eccellenza all'interno del quale rientra anche questa attività di oggi. Grazie. Grazie Danilo, buongiorno a tutti e innanzitutto, dopo aver dato il doveroso benvenuto agli amici della John Deere, io con grande piacere ringrazio gli amici della John Deere perché quello di oggi è un gesto che, seppur inserito all'interno di una collaborazione che immagino negli anni abbia generato vantaggi da una parte e dall'altra, oggi noi siamo beneficiari di una donazione che in qualche modo andrà ad arricchire il parco macchine dell'azienda agraria, presso la quale vengono svolte attività didattiche di ricerca che richiedono mezzi di natura meccanica e quindi anche a colmare delle lacune, quindi è qualcosa che ci consentirà di fare delle cose che oggi non possiamo fare. Quindi un ringraziamento veramente sentito agli amici della John Deere nella speranza che, direi nella certezza che, visti i rapporti interpersonali che oggi mi trovo a constatare sussistano tra voi e per il collega Marino Monarca e non solo lui. Dicevo, la certezza che i rapporti possano continuare a generare cose buone per noi e per voi. Detto questo, io accogliendo l'invito del collega Monarca, visto che appunto ci sono studenti di triennale, giusto? Diciamo che anche di magistrale. Chi è il magistrale? Tu che sei ormai, diciamo, lui lo vedo da una quindicina d'anni, quindi stai facendo la magistrale di una terza laurea. Facendo la terza magistrale, scherzo. Scherzo. No, dire due cose su quella iniziativa ministeriale che è il Dipartimento di Eccellenza, di cui probabilmente avete sentito parlare, forse avete letto qualcosa, ma e anche a vantaggio degli amici della John Deere raccontare qualcosa di questa iniziativa, di questo progetto, che è un progetto quinquennale che il Dipartimento sta realizzando in virtù di una valutazione positiva che ha ricevuto l'attività di ricerca svolta nel Dipartimento negli anni passati. In virtù di questa valutazione positiva, il Dipartimento, insieme a diversi altri dipartimenti a livello nazionale, insieme ad altri due dipartimenti di questo Ateneo, è risultato destinatario di un investimento importante di 8 milioni di euro in 5 anni, finalizzato a migliorare ulteriormente la qualità della didattica e la qualità della ricerca, la qualità della didattica di elevata qualificazione, quindi le lauree magistrali e i dottorati di ricerca sul fronte dell'attività didattica. E diciamo che questi 8 milioni di euro li stiamo spendendo sostanzialmente sul fronte del reclutamento di personale,
grazie appunto a questo finanziamento nel primo anno, che questa azione verrà completata quest'anno, che il secondo anno noi abbiamo arruolato personale docente ricercatore che non avevamo, e abbiamo consentito ad alcuni colleghi di avanzare nella carriera e quindi di passare da ricercatori a professori associati, da professori associati a professori ordinari, e questo sul fronte quindi del personale. La quota però più importante del finanziamento verrà destinata al potenziamento degli aspetti infrastrutturali. Quando parliamo di infrastrutture, noi abbiamo previsto tutta una serie di investimenti che vanno dalla realizzazione di aule didattiche nuove, aggiuntive rispetto a quelle esistenti, alla realizzazione di un'aula didattica per la didattica a distanza, ma soprattutto al potenziamento dei laboratori, che sono laboratori di ricerca e di didattica, perché soprattutto, diciamo, nello svolgimento delle attività di tesi, delle lauree magistrali e poi nell'attività di ricerca, dei dottorati di ricerca, i laboratori di ricerca diventano anche dei laboratori didattici, perché sono, diciamo, quelli all'interno dei quali vi cimenterete per la preparazione della tesi di laurea o della tesi di dottorato. A questi investimenti infrastrutturali che riguardano questa sede, che è quella che oggi si ospita, poi si aggiungono degli investimenti infrastrutturali realizzati appunto presso l'azienda agraria. Peraltro, diciamo a vostra insaputa, forse vi ricordo alle crisi della John Deere, noi fiduciosi che qualcosa del genere, di ciò che si sta realizzando oggi, si sarebbe potuto verificare, avevamo comunicato al Ministero che avremmo cofinanziato il progetto Dipartimento di Eccellenza per l'aspetto infrastrutturale attraverso, diciamo, l'acquisizione di un mezzo che, diciamo, fortunatamente è parcheggiato nel piazzale antistante quest'aula, e quindi devo dire che, insomma, avevamo forse gettato un po' il cuore oltre l'ostacolo, avevamo azzardato questa cosa qui, che fortunatamente, diciamo, si è realizzata. Se non si fosse realizzata, avremmo dovuto giustificarci col Ministero e dire che quello che speravamo si realizzasse non si era realizzato. Quindi, diciamo che parlando dell'azienda agraria, l'investimento infrastrutturale riguarderà ancora gli amici ingegneri del Dipartimento coinvolti, la realizzazione di un centro dimostrativo per la sicurezza sul lavoro, la realizzazione di un centro dimostrativo sulle energie rinnovabili, centro che peraltro godrà pure di una quota di cofinanziamento legata al coinvolgimento di altre aziende evidentemente diverse dalla John Deere, perché impegnate su altri fronti, la realizzazione di una serra a contenimento entro la quale potranno essere svolte attività di ricerca che implicano l'impiego di germi particolari, e la ristrutturazione, diciamo, di serre già esistenti. Quindi questo sul fronte infrastrutturale. Un'altra azione importante, con questo, diciamo, finisco il racconto del nostro progetto, che è un progetto che si chiama Sostenibilità dei sistemi agrari e forestali in ambiente mediterraneo in un contesto di cambiamento globale. Quindi, in alcune parole chiave, sostenibilità, sistemi agrari e forestali, ambiente mediterraneo, cambiamento globale. Cambiamento globale che non riguarda solo il cambiamento climatico, di cui forse più spesso si sente parlare, ma che implica anche, diciamo, delle mutazioni di natura sociale, di natura economica. Diciamo che un progetto quindi molto ampio, all'interno del quale tutte le aree del Dipartimento sono rappresentate. Dicevo, l'ultima quota di finanziamento, quindi l'ultima quota degli 8 milioni di euro di cui saremo beneficiari, verrà destinata proprio al potenziamento delle attività didattiche di elevata qualificazione. Allora, una parte di questo potenziamento sarà anche derivante dall'arruolamento di docenti che oggi non abbiamo, evidentemente. Una parte importante potrà derivare anche dal potenziamento infrastrutturale, però poi ci sono, diciamo, delle voci di spesa che riguardano specificatamente gli studenti, e mi riferisco, per esempio, alla disponibilità per le lauree magistrali di risorse importanti per le esercitazioni, e non so se
voi, ma insomma, un gruppo importante di studenti quest'anno è partito Destinazione Sicilia per delle visite tecniche che vi risulta siano state interessanti, siano state fonte di arricchimento. Danilo, collega Monarca e collega Segni sono tra l'altro tra i docenti che vi hanno accompagnato. Quindi diciamo le esercitazioni, un'altra quota importante di risorse sarà destinata al finanziamento di borse di dottorato di ricerca, quindi ci spostiamo dalle magistrali ai dottorati di ricerca, un'altra quota importante al finanziamento di borse di studio post-dottorato, chiamiamole così, si chiamano assegni di ricerca, ma sono delle risorse che possono consentire diciamo, a chi ha acquisito il dottorato di ricerca di proseguire la propria permanenza presso l'Ateneo, presso il Dipartimento in particolare, per continuare a svolgere attività di ricerca che anche negli assegni di ricerca continuano ad acquisire significato di formazione di elevata qualificazione. Ancora, una quota importante di risorse destinata all'internazionalizzazione. L'internazionalizzazione che significa un incremento della quota delle borse di studio per le permanenze all'estero attraverso i progetti Erasmus, quindi riservati agli studenti di laurea magistrale, che quindi in virtù di queste risorse avranno una quota aggiuntiva rispetto di borsa di studio rispetto a quella che mette a disposizione l'Ateneo. A partire dall'anno prossimo verranno realizzate una all'anno delle summer school su argomenti che sono, diciamo, rientrano nell'ambito ampio della sostenibilità dei sistemi agrari e forestali, ambiente mediterraneo, bla bla bla, che vi ho detto prima. Summer school che saranno, diciamo, finanziate dal progetto, che saranno svolte in lingua inglese da docenti reclutati in tutto il mondo. E ultima annotazione, l'attivazione a partire da quest'anno di corsi di insegnamenti in lingua inglese. Siamo, da questo punto di vista, abbiamo attivato questa cosa nel semestre scorso. Colgo l'occasione, visto che ci sono tanti studenti, per sollecitarvi a cimentarvi con questo tipo di formazione, segnalandovi che a partire già dal prossimo semestre verranno diciamo, rimessi a disposizione dei nuovi insegnamenti appunto erogati in lingua inglese. Io con questo credo di aver completato la carrellata, seppure veloce, delle attività previste dal progetto Dipartimento di Eccellenza. Chiudo rinnovando il ringraziamento agli amici della John Deere per questa diciamo, grande gentilezza e attenzione usata nei nostri confronti, convinto che quello che c'è stato di buono fino ad oggi continuerà ad esserci, a caratterizzare i nostri rapporti negli anni a venire. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono Enrico Rampin, sono il responsabile marketing per John Deere in Italia. Vorrei dire grazie a voi. Innanzitutto grazie al Dipartimento, grazie al professor Monarca che ha fortemente voluto questo incontro, nel senso che donare un trattore comunque alla ricerca italiana, alla ricerca per l'agricoltura, io sono agricoltore, io ho fatto ricerca in agricoltura, è un orgoglio per me in primis, è un orgoglio per rappresentare la John Deere che fa questa azione. Mi unisco al commento che ha fatto il professore, nel senso che sfruttate appieno quelle che sono le opportunità che l'università vi dà. Io ho fatto Erasmus, io ho fatto il dottorato di ricerca, io poi ho affrontato il settore dell'azienda privata. Non abbiate paura, fatelo, godetevela, è bello, e vedrete che poi il bagaglio culturale che vi fate in queste esperienze vi servirà, vi darà valore aggiunto nel mondo del lavoro. Questa è un po' la parte informale della mia presentazione, ci tenevo a dirvelo. Passiamo un attimo più agli aspetti formali, nel senso che il mio breve intervento bene si sposa un po' a quello che è il progetto SAFMED, giusto? È l'acronimo del progetto che vi ho raccontato. In quanto quella che è l'attività di ricerca che fa John Deere, quanto come azienda privata facciamo anche noi ricerca, ha l'ambizione e mira a incrementare quella che è la sostenibilità ambientale e perché no anche economica dell'imprenditore agricolo.
Non so se tutti voi conoscono John Deere. John Deere è una... John Deere è una multinazionale americana con sede in Illinois. Con me di fatto collaborano altri 74.000 dipendenti circa. Tutti insieme cosa generiamo? Generiamo fatturato 39 miliardi. In Italia John Deere però dove è presente? È presente a Milano, a Vignate, ed è presente con una filiale commerciale in cui io e Angela e altri 49 colleghi lavoriamo insieme per portare sul mercato quello che è il prodotto John Deere chiaramente, e più abbiamo anche uno stabilimento produttivo molto importante per noi, molto importante per dare un imprinting italiano ad un'azienda americana. È lo stabilimento Mazzotti, che è presente a Ravenna, dove produciamo di fatto idrolatrici semoventi e alcune seminatrici. John Deere cosa fa? John Deere in 69 stabilimenti dislocati in tutto il mondo produce tutto quello che è a quattro ruote, che non sia automobile o camion. Di fatto, quindi trattori dai 20, fino ai 700 cavalli, meditre, pietrince, autopresse, presse quadro, seminatrici, veicoli militari, ma soprattutto sviluppa software e hardware per l'agricoltura di precisione. Per l'agricoltura di precisione, dove li sviluppiamo? Li sviluppiamo in Germania. Noi in Germania abbiamo il nostro headquarter europeo, ovviamente siamo molto strutturati, quindi nel senso siamo piramidali, Italia, Germania, Spagna, Molini, così via. Qui però abbiamo la fortuna di avere un dipartimento che fa ricerca di mercato interno, quindi tutto quello che poi noi portiamo sul mercato è stato sviluppato seguendo alcune quelle che sono le esigenze degli agricoltori. Agricoltori che, anzi, imprenditore agricolo, che penso ben sappiamo tutti, lungo i cicli culturali deve compiere numerosissime scelte, deve affrontare numerosissimi processi decisionali. L'imprenditore agricolo investe migliaia e migliaia di euro in scelte anticipate senza sapere se poi avrà un ritorno: sementi, fertilizzanti, attrezzature, aspetti legali, software, hardware, tutte scelte che l'imprenditore agricolo deve fare senza sapere come poi il meteo potrà andare. Vi è quindi l'estrema necessità di fornire a queste figure imprenditoriali dei dati su cui fare delle scelte, su cui sviluppare dei processi decisionali, su cui adattare in maniera efficace quelli che sono gli input agronomici disponibili. Ad oggi questi dati, che devono essere ottenuti dal campo, devono essere ottenuti dalla propria territorialità, devono essere ottenuti in real time, sono possibili, ci sono, grazie a cosa? Grazie alla connettività. Perché? Perché oggi siamo nell'era dell'agricoltura 4.0, no? Quante volte abbiamo sentito questo nome? Agricoltura 4.0. Il denominatore dell'agricoltura 4.0 è il data sharing wireless, ovvero connettività. Si sviluppa, è l'evoluzione dell'agricoltura 3.0, no? Che è iniziata, se non sbaglio, agli arbori degli anni 2000, in cui sono stati introdotti i primi sistemi di guida assistita, le prime sezioni controllate per irrolatrici, per seminatrici, le prime semine a ratio variabile, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi però abbiamo bisogno che questi dati siano condivisi. Non siano condivisi solo all'interno di John Deere, non siano condivisi solo per John Deere, ma siano condivisi per figure agronomiche, siano condivise per le ditte sementiere, siano condivise per startup che hanno voglia di fornire valore aggiunto, che hanno voglia di aiutare gli agricoltori a interpretare, interpolare questa quantità di dati immensa che arriva dal campo. Quantità che arriva perché? Perché oggi abbiamo dotato trattori e mititrebbie di una quantità impressionante di sensori che ogni millisecondo in dei cloud o in dei portali inviano dati. Una mititrebbia oggi conta almeno 50 sensori, 50 piccole celle che ogni millisecondo ci inviano dati. Possiamo quindi dire che, grazie anche per esempio al linguaggio ISOBAS, oggi noi fornitori riusciamo a scambiarci dati tra di noi, trattori, attrezzature, parlano la stessa lingua. E questo va nella direzione dell'agricoltura 4.0, questo va nella direzione del data sharing. Però, grazie alla connettività, chi connettiamo? Quali sono le figure che riusciamo a connettere? Oggi riusciamo a connettere le macchine. Un trattore oggi è in grado di inviarci quelli che sono i consumi puntuali
di gasolio. L'agricoltore da remoto è in grado di valutare se una macchina è ottimizzata, se un operatore gestisce la macchina in maniera corretta. Il concessionario John Deere, analizzando quelli che sono in remoto i codici di errore di un trattore e utilizzando quelli che sono un modello previsionale, è in grado di anticipare i fermi macchine, è in grado quindi di utilizzare un approccio proattivo di assistenza. Quindi anche questo va in un'ottica di sostenibilità economica. Perché? Perché è in grado di eliminare quelli che sono i redditi passivi, mancati redditi dovuti da una mancata redditività. Una mietitrebbia ed un trattore oggi comunicano tra di loro durante la raccolta per suggerire all'operatore qual è il percorso migliore da seguire dal centro di stoccaggio al campo, questo per snellire la logistica. Connettiamo gli operatori. Oggi l'agricoltore è in grado di assegnare ai propri operatori in remoto la mattina stessa, caricando sul display del trattore precise indicazioni sulle operazioni che deve compiere. Connettiamo i campi, come vediamo poi riusciamo a categorizzare i singoli campi all'interno delle quali possiamo assegnargli le precise rese, le precise concimazioni, tutti quelli che sono i dati agronomici e meteo che raccogliamo dai campi. E infine poi abbiamo la versatilità e la fortuna di poter condividere questi dati con diversi fornitori, con diversi istituti, con diversi elementi di ricerca. Dove vengono salvati questi dati? Questi dati vengono salvati in portali. Per John Deere il portale si chiama Operation Center. Pensate che nell'Operation Center John Deere, per darvi un'idea, vengono immagazzinati dati di 50.000 macchine connesse in tutta Europa. Abbiamo 50.000 piccole stazioni che ogni volta accese ci inviano dati, dati sui consumi, dati sulla resa, dati sulle concimazioni. Stimiamo che attraverso l'Operation Center in tutta Europa vengono gestiti circa 6,5 milioni di ettari. 6,5 milioni di ettari, di dati di ettari che vengono analizzati, che vengono elaborati nell'Operation Center. Tutto questo, ripeto, previo consenso degli agricoltori, dei clienti, sono disponibili, sono aperti ad altri fornitori, sono aperti a start-up, sono aperti ad enti di ricerca. Qui, per esempio, riporto l'esempio di Bonifiche Ferraresi, non so se tutti la conoscete, è ritenuta la più grande azienda agricola d'Italia, 5.000 ettari, dislocati tra Ferrara, Cortona e Arborè, Sardegna. Bonifiche Ferraresi è un nostro partner e utilizza l'Operation Center, quindi quelli che sono le squadre di agronomi, i tecnici, i direttori dell'Operation di Bonifiche Ferraresi si appoggiano all'Operation Center per elaborare quelli che sono i loro piani agronomici. Un altro esempio pratico, noi la chiamiamo la gestione connessa dei reflui, nel senso che vi porto degli esempi pratici, ma non per promuovere la John Deere, ma per darvi l'idea di quello che un'azienda sta facendo, no? Di quello che un'azienda sta sviluppando per l'agricoltura, a prescindere che sia l'agricoltura dell'Illinois o sia l'agricoltura italiana. Gestione connessa dei nutrienti, perché? Perché abbiamo sviluppato quello che noi chiamiamo laboratorio mobile, chiamato Harvest Lab, di fatto è tecnologia MIR, niente di particolare. Questo laboratorio viene applicato sulle trince durante la stagione dell'insilato. Permette di qualificare l'insilato, che sia erba, che sia mais, fino a 7 elementi in real time. Georeferenzia, ok, crea mappe. Lo stesso Harvest Lab poi viene preso e viene installato nei caribotte per le liquamazioni. Anche in questo caso lui direttamente durante lo spandimento, quindi non attraverso campionamento nelle vasche di stoccaggio, ma direttamente allo spandimento, qualifica anche quello che hanno digestato, quelli che sono i coni suini o bovini, ma molto di più, è in grado, in funzione delle mappe che noi gli abbiamo caricato, di adeguare quella che è la velocità del trattore e quindi di adeguare i quantitativi di NPK che vengono distribuiti in funzione di quelli che sono i target o i limiti che definisce l'agricoltore. L'agricoltore poi, in funzione di quello, se non mi ricordo male, in funzione di quelle che sono l'analisi del terreno, può o meno raggiungere il potenziale genetico della pianta correggendolo con la nutrizione minerale. Però parliamo sempre a livello di campo, parliamo sempre a livello di zone omogenee.
il futuro, quello che noi miriamo, quello che noi stiamo sviluppando, è analizzare la singola pianta. Noi vogliamo arrivare ad in real time, quindi durante un trattamento normale, riuscire a conoscere le condizioni della singola pianta e dopo millisecondi riuscire ad erogare l'input agronomico. In parte ci siamo riusciti con una tecnologia che si chiama See and Spray. Ovviamente questo si colloca all'interno di quello che è il controllo delle malerbe, in particolare il controllo chimico delle malerbe, in quanto attraverso un sistema di camere, di frattanze, riusciamo a discernere quella che è la malerba, quella che è la coltura coltivata, e da lì riusciamo a eseguire il trattamento solamente sulla malerba. È applicato sul cotone e su soia, per sostanzialmente esigenze fenotipiche, direi, in quanto comunque le malerbe sono abbastanza lontane tra loro e facilmente riconoscibili. Stiamo lavorando su mais, però questo ci permette di abbattere il 90% la quantità di principio attivo utilizzato, quindi con benefici ambientali ed economici ottimi, direi. Niente. Questo era il mio breve excursus, il mio breve intervento, giusto per darvi un'idea di chi sono un po' le persone John Deere e di che tipo di attività stanno facendo. Se avete qualche domanda, poi io sono qui, sono a vostra disposizione. Volevo far sapere quanto investe la John Deere al giorno in milioni della tecnologia. Diciamo che quello che è l'investimento annuo di giornaliero si fanno i calcoli, io annuo sono circa 1,6 miliardi, di fatto poi è una percentuale sul fatturato, chiaramente come azienda privata ci troviamo in un ambiente che è il mercato, che è quello che ci dà il pane tutti i giorni, che è molto competitivo, quindi abbiamo la fortuna di avere risorse ingenti che ci permettono di investire, di selezionare persone, di poterle mettere a loro agio per investire. Comunque in ogni caso, a prescindere dal budget, quello che fa la differenza è conoscere le realtà agricole. Essere in una multinazionale, però non sapere che il 40% del mercato della meccanizzazione agricola italiana è fatto da Frutteti, non vuol dire nulla, nel senso che la conoscenza del mercato è fondamentale in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue sfaccettature, che siano economiche, che siano anche culturali. Quindi sì, siamo fortunati, abbiamo ingenti budget a disposizione e facciamo anche tutto per utilizzare nel migliore dei modi. Concludo con un breve video sulla tecnologia See and Spray, però ripeto, se avete domande, cose, completa disposizione. Grazie. There will be an estimated 9.7 billion people on Earth. Farming must evolve to make feeding the world more efficient and sustainable. It starts by optimizing every plant. At Blue River Technology, we're on a mission to build the next generation of agriculture equipment. Our Silicon Valley-based engineers are adding high-power computers to farming machines, using computer vision and deep learning algorithms to teach them to distinguish crop from weed, so herbicides are sprayed precisely where necessary, reducing the amount sprayed by up to 90%. Blue River technology makes it possible for farmers to understand each plant and manage it efficiently, providing individualized care for over 25,000 plants per minute with sub-inch precision. This breakthrough is the first step, and now, with the backing of John Deere, our team is poised to redefine farming sustainability on a global scale. Because the problem of feeding the world is both urgent and solvable. Together, Blue River and John Deere have what it takes to get the job done. Explore the future of farming at BlueRiverTechnology.com and JohnDeere.com. Bene, buongiorno a tutti.
Mi fa molto piacere ed è veramente un onore essere qua oggi. Ringrazio il professore dell'invito e tutto, insomma, tutta la facoltà. Perché è un onore? Perché per noi John Deere, io sono responsabile delle risorse umane, per noi le risorse umane sono talenti e voi siete talenti, e per noi è un onore avere la possibilità di fare questi interventi in università e conoscere il futuro insomma del nostro settore. Mi unisco ai colleghi e al direttore nello spronarvi a sfruttare tutte le possibilità che l'università vi offre. Mi fa anche molto molto piacere sentire dei programmi che l'università ha in corso, programmi all'estero, Erasmus, corsi in lingua inglese, perché la lingua inglese, i colleghi lo sanno perché io spingo molto su questo, è una degli skill, delle competenze che noi ricerchiamo nei ragazzi, che ancora oggi, devo dire purtroppo, è molto molto difficile trovare. Quindi la conoscenza della lingua inglese, che vi dà anche la possibilità, facendo l'esperienza all'estero, di sviluppare non solo competenze professionali e tecniche, ma anche personali, di crescita personale, è veramente quel valore aggiunto in più che vi dà la possibilità di veramente ambire a lavorare per aziende come possono essere John Deere o comunque aziende di un certo livello. Quindi veramente grazie per il lavoro che state facendo in questo, perché e so che è uno sforzo per l'università, quindi veramente l'invito è quello di sfruttare pieno queste possibilità. Si parlava di sostenibilità e John Deere è stata nel corso degli anni, nel corso dei suoi più di 180 anni di presenza nel settore, molto attenta alla crescita sostenibile e alla responsabilità sociale di impresa. In che modo? Intervenendo in quattro ambiti principali, sicuramente prima di tutto nella salvaguardia dell'ambiente, nella sicurezza sui luoghi di lavoro, nella promozione della crescita personale, quindi dello sviluppo personale, nel sostegno alle comunità dove l'azienda, dove John Deere opera. Perché nell'ambiente? Perché la nostra attenzione è quella di, in tutti i luoghi in cui noi lavoriamo, di preservare l'ambiente, cercando proprio di ridurre al minimo l'impatto ambientale in termini di consumo energetico, in termini di consumi idrici, e quindi proprio anche nella produzione dei propri prodotti, un occhio molto attento anche allo spreco delle risorse e nella costruzione, nei prodotti anche che si costruiscono, proprio a ridurre al minimo lo spreco energetico. Sicurezza è l'altro settore, si parlava anche prima qui, una grandissima attenzione John Deere riserva sia alla formazione in ambito di sicurezza sul posto di lavoro, non solo sul posto di lavoro, ma abbiamo anche tantissimi programmi che aiutano i dipendenti anche a prendere consapevolezza della sicurezza al di fuori del posto di lavoro. Sicurezza anche all'interno delle fabbriche, per ridurre al minimo, e John Deere è una delle aziende che ha il più basso tasso di indice di infortuni sul lavoro. Abbiamo dei comitati e abbiamo un'attenzione direi quasi maniacale ad evitare, noi li chiamiamo i near miss cases, cioè ad evitare tutti quei comportamenti che mettono a rischio la sicurezza sul posto di lavoro. L'altro settore è il sostegno alle comunità. In che modo? Abbiamo dei programmi educativi che favoriscono l'istruzione nei paesi dove John Deere opera, nei paesi che hanno condizioni in via di sviluppo e dove ci sono delle condizioni sfavorevoli. Abbiamo interventi di lotta contro la fame nei paesi proprio svantaggiati e tantissime attività a supporto delle comunità locali dove John Deere è presente. Quindi l'attenzione proprio alla filantropia è uno dei, diciamo, delle attività su cui John Deere collabora con una fondazione che è separata, un ente separato di John Deere, che si chiama John Deere Foundation, e che è molto attiva in questo tipo di ambito.
Ultimo, che forse è quello che più ci interessa anche da vicino, no? Quando si parla appunto di sostenibilità, è anche il supporto a tutto ciò che riguarda lo sviluppo della carriera e lo sviluppo delle proprie competenze. Abbiamo molti programmi che mettiamo in atto anche nella nostra filiale, che sono programmi proprio volti allo sviluppo delle competenze personali per il lavoro che si fa in azienda e per la propria carriera. Abbiamo una piattaforma digitale all'interno che è disponibile a tutti i dipendenti, che è una sorta di curriculum interno dove ognuno dei dipendenti ha la possibilità proprio di inserire le proprie aspirazioni personali, che cosa vorrebbe fare in azienda, e abbiamo tutta una serie di interventi che sono volti proprio alla discussione con i propri manager sulle proprie aspirazioni di carriera. Una piattaforma di cui ci vantiamo, che si chiama John Deere University, che è una piattaforma di formazione con corsi digitali che si possono fare online, quindi seduti anche alla propria scrivania o a casa, e anche corsi di soft skill, no? Quindi di competenze trasversali, quindi che ci aiutano, di team building, di comunicazione, eccetera. Quindi la formazione è uno degli elementi che per noi è molto importante, su cui spingiamo molto e su cui come risorse umane anche lavoriamo insieme ai nostri manager e spingiamo anche qua quasi maniacalmente a fare in modo che a favorire la discussione fra il manager e il proprio collaboratore, proprio per aiutare entrambi, no, a parlare di sviluppo di carriera. Un altro elemento importante per noi è proprio la vicinanza all'università. Perché questo? Perché questo ci permette di conoscere gli studenti, ci permette di poter offrire anche dei programmi di tirocinio agli studenti, proprio per dare la possibilità a voi di capire com'è il mondo aziendale e a noi di valutare quali sono i profili e insieme costruire veramente la carriera e aiutarvi per il vostro futuro. Ecco perché dicevo prima l'inglese, per un'azienda come la nostra, che è un'azienda americana che ha contatti comunque con l'estero, l'inglese per noi è fondamentale. Quindi la voglia proprio anche di mettersi in gioco. A noi piacciono quegli studenti e quelle studentesse che hanno voglia di mettere al servizio dell'azienda e del gruppo di lavoro, dei propri colleghi, le proprie competenze, per sviluppare se stessi ma anche per dare una mano, per fare in modo che l'azienda porti avanti i propri obiettivi. Ecco, questo per noi è molto importante. Credo Wimmer Leach anche. Prima ho visto delle donne, una è rimasta. Sì, grazie, me ne stavo dimenticando, che è una cosa molto importante per noi. Una delle iniziative, delle strategie che ha John Deere da un po' di anni è la promozione della diversità e dell'inclusione, no? Sentiamo anche parlare molto di queste parole, diversity and inclusion, perché siamo un'azienda globale, multinazionale, quindi siamo coscienti che chiaramente in tutti i paesi, in ogni paese, ognuno ha le proprie, no? Le proprie caratteristiche, le proprie derivazioni culturali, di religione, quindi ci sono tutta una serie di diversità e per noi è molto importante che tutte queste diversità siano incluse e che lavorino per un obiettivo comune. Quindi promuoviamo questo tipo di attività, soprattutto, ecco, per esempio anche da noi in John Deere Italiana abbiamo attivato da qualche anno un gruppo che si chiama Women Rich, lo dice la parola, che arricchisce, un gruppo formato da donne che lavora con tutta una serie di iniziative che aiutano le donne a crescere in un ambito che, lo vediamo anche qua, è prettamente maschile. Quindi la nostra finalità è proprio quella di aiutare le donne a crescere e a sviluppare quelle competenze tecniche che solitamente vengono più, diciamo, sono più riscontrabili nel mondo maschile, ma vogliamo che anche le donne crescano soprattutto in quelle posizioni, come possono essere posizioni in ambito commerciale o in ambito tecnico.
prima chiedevo al professore Lanarca quant'è la percentuale di donne iscritte alla facoltà. Siamo circa, mi diceva, il 20%, più o meno. Ecco, sicuramente rispetto al passato la percentuale è aumentata, però ecco, per dirvi che come azienda siamo molto attenti a questo e insomma ci auspichiamo che la presenza femminile possa aumentare. Con questo direi non ho dimenticato niente per la parte formale. Ecco, poi chiaramente anche io sono a disposizione, mi farebbe piacere magari anche a termine, se qualcuno si ferma, anche fare due chiacchiere con voi, e vi ringrazio veramente nuovamente per questa opportunità. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, in questa presentazione cercherò di essere breve, farò una panoramica di quelle che sono le attività di ricerca del nostro settore scientifico all'interno di questo dipartimento. Il nostro settore appunto è quello della meccanica agraria. Volendole proprio sintetizzare estremamente in tre grandi filoni, abbiamo da una parte le attività legate alla meccanica e alla meccanizzazione agricola, quindi a questo proposito ha già da diversi anni operativo un laboratorio, insomma, un laboratorio di meccanica agraria, che poi ha portato a vista poi una serie di ricerche che furono iniziate, diciamo, negli anni 90 su aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, alla creazione di un altro laboratorio che si chiama Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza sul Lavoro, che appunto si occupa di queste tematiche. E infine un altro grosso filone di ricerca riguarda le fonti energetiche rinnovabili. Diciamo che queste tematiche rientrano tutte nella cosiddetta declaratoria del nostro settore scientifico disciplinare. Vari docenti, ricercatori delle università sono inquadrati in particolari categorie, quindi in particolari settori scientifici, ognuno dei quali ha delle proprie competenze, e in questa slide vedete appunto quelle del nostro settore che riguardano appunto le macchine e impianti per l'agricoltura, per le foreste, per il settore agroindustriale, con tutti i vari aspetti progettuali, costruttivi, operativi, funzionali, di gestione, ambientali e per quanto riguarda anche la sicurezza e l'economia. E ovviamente tutte queste tematiche poi vengono poi anche riportate nella didattica, quindi nei nostri insegnamenti universitari trattiamo di questi argomenti. Per quanto riguarda, diciamo, le attività proprio incentrate sulla meccanica e meccanizzazione, queste hanno portato negli anni anche a sviluppare delle macchine riconosciute innovative, come per esempio quella che vediamo in queste immagini, che diciamo, grazie al professor Monarca, diciamo, fu portata, vinse un premio, diciamo, all'EIMA, è la più grande esposizione internazionale di macchine agricole che si tiene in Italia, è una macchina per la raccolta di frutta in guscio, una semovente sviluppata in collaborazione con la Farma, che è un'azienda qui del territorio. Più recentemente, con un progetto finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, sempre riguardante la frutta in guscio, in particolare nocciole, ma in condizioni molto diverse da quelle che siamo abituati a vedere qui nel nostro territorio, come si hanno per esempio nei Monti Nebrodi in Sicilia. Vedete nelle due immagini a sinistra, diciamo, portare una macchina come quella che abbiamo visto prima sarebbe completamente impensabile, però non portare macchine vuol dire anche favorire l'abbandono di queste terre, e abbandonare queste terre poi porta delle conseguenze sull'ambiente disastrose. Per cui il Ministero ha finanziato questa ricerca, che ha portato alla realizzazione di un prototipo, è quello che vedete nelle figure, che è in grado di agevolare enormemente l'operazione di raccolta in questi tipi di ambienti. In corso adesso abbiamo un progetto che è un progetto finanziato dal Ministero dell'Università nell'ambito dei cosiddetti bandi PRIN, cioè progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. Sono dei bandi che ovviamente riguardano tutti i settori, non solo quelli ovviamente nostri, dell'agricoltura, ma anche la medicina, l'ingegneria e quant'altro, e che appunto riconoscono tematiche di interesse nazionale. Tra queste abbiamo appunto ottenuto il finanziamento di questo progetto, dove la nostra unità si occupa di in qualche modo rendere un po' più intelligenti le macchine operatrici
agricole, non quelle di cui si parlava prima, che sono macchine di grandi, diciamo, dimensioni, spesso si muoventi, ma quelle costruite quasi artigianalmente anche da piccoli costruttori, grazie all'analisi di ad esempio vibrazioni, ultrasuoni o emissioni di rumore, in grado di prevenire dei danni catastrofici sulla macchina e quindi dei fermi macchina con dei conseguenti costi per l'azienda, e di quindi fare anche una manutenzione mirata, preventiva e non più a calendario come si fa normalmente con questo tipo di macchine. Per quanto riguarda le tematiche della sicurezza sul lavoro, abbiamo detto che è stato istituito ai primi anni del 2000 questo laboratorio, che è il Laboratorio di Ergonomia e Sicurezza del Lavoro, che si occupa appunto di studio di ergonomia di macchine e luoghi di lavoro, agricoli, forestali, agroindustriali, e di rilevazione di agenti fisici, chimici e biologici in questi ambienti. In questa slide sono un po' sintetizzate con delle immagini le attività principali svolte dal nostro laboratorio. Ve ne riporto alcune, diciamo, tra le più importanti, in particolare questa che riguarda, cioè sono due, alcuni progetti, la maggior parte sono finanziati da TINAIL, che riguardano la sicurezza degli operatori, in particolare dei trattoristi, contro il rischio da ribaltamento, che come sappiamo è la prima causa di infortuni gravi e mortali nei luoghi di lavoro agricoli. Pensate che ogni tre giorni, diciamo in media, muore una persona schiacciata dal trattore. E si verifica questo semplicemente perché non c'è un sistema che protegge il lavoratore dallo schiacciamento durante il ribaltamento, quindi spesso le strutture di protezione che sono obbligatorie, sia ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro, ma anche dello stesso codice della strada, impongono l'uso appunto di queste strutture, di questi telai che si chiamano ROPS. Ma il problema è che nei frutteti, abbiamo detto prima, si parlava del 40% di produzione in Italia che proprio si riscontra proprio in questo tipo, in questo ambito, nei frutteti questi telai ingombrano, danno fastidio e quindi vengono eliminati, abbattuti e poi solitamente non vengono più risollevati neanche quando si va su strada. In questi giorni sto viaggiando molto per Roma e Viterbo, ma penso che comunque se notate anche voi che vanno in giro tutti un sacco di trattori senza arco di protezione. Oggi ne ho visto uno in particolare mentre venivo da Roma, è passato tranquillamente davanti a una pattuglia dei carabinieri al bivio di Ronciglione con l'Ago. Quindi il codice della strada, non so da quanti anni, impone per tutti i mezzi che vanno su strada a quattro ruote la presenza di questo tipo di sistema. Purtroppo quindi questo problema comportamentale sta causando tantissimi morti, e allora lui ha pensato di darci, di finanziare a noi e altre università delle attività di ricerca mirate a realizzare dei trattori che possano lavorare nei frutteti con dei ROPS fissi, quindi con dei telai fissi, non più quelli amovibili, ma devono essere fissi. Ovviamente quindi devono essere trattori con un profilo molto basso, un'altezza massima di circa 1,60 m. Abbiamo fatto degli studi proprio sui vari profili di passaggio sotto le chiome dei frutteti per evitare danni alla vegetazione, vedete qui in alto a destra un esempio che riguarda il nocciolo, e abbiamo testato anche delle strutture, dei trattori particolari, come questo che vedete in figura, in questo video, che però è un trattore molto basso, nonostante questo video schiaccia molto il trattore sembra più alto di quanto effettivamente sia. Però il problema è che questo trattore è prodotto sempre dalla FACMA, è a trasmissione idrostatica, quindi ha dei problemi. Stiamo invece adesso cercando di mettere a punto un trattore a trasmissione meccanica, con però un'altezza al di sotto del 1,60 m, nel progetto cosiddetto Traclass, che è in corso di realizzazione. Sono stati testati anche dei cosiddetti cross, dei telai sostitutivi al classico arco abbattibile, e comunque diciamo danno dei vantaggi anche se non possono accedere a tutti i vari punti. Altre ricerche riguardanti la sicurezza delle macchine hanno riguardato, sempre finanziate da Linail, hanno riguardato particolari tipologie di macchine, come per esempio i carri spandi letame, dove c'è la cattiva abitudine di andare a fare la pulizia dentro al cassone con la macchina in movimento, con i mezzi
garanti di lavoro, di movimento e quindi con grossi rischi per la sicurezza dell'operatore. Questo facilita la pulizia, però poi comporta grandi rischi per l'operatore. Per cui abbiamo messo a punto un sistema che fa in modo che quando il carro si trova con le ruote ferme, come avviene quando viene fatta la pulizia, perché viene fatta sul piazzale, non quindi il carro fermo, ci sia un disaccoppiamento fra la presa di potenza del trattore e gli organi di moto, gli organi di lavoro del carro, per cui diciamo ogni volta che il carro si ferma si arresta tutto il meccanismo, diciamo, che fa funzionare gli organi di lavoro. Ci sono dei video anche sul nostro canale YouTube se volete approfondire. Una ricerca analoga ha riguardato le scippatrici forestali, ugualmente macchine molto pericolose, in quanto in caso di impigliamento si verifica il trascinamento dell'operatore che può andare a contatto con gli organi appunto di lavoro della macchina. Anche in questo caso abbiamo creato un sistema di disaccoppiamento, però c'è anche il problema dell'inerzia del moto del rotore, dei rotori, per cui abbiamo dovuto anche applicare dei freni che in meno di 3 secondi arrestano tutto il movimento in caso di emergenza. Altri studi hanno riguardato l'ergonomia delle postazioni di guida, e abbiamo fatto dei confronti tra diversi trattori andando a analizzare quelle che sono le criticità più frequenti e le soluzioni un po' più ergonomiche. Un aspetto che abbiamo approfondito fin dai primi anni, anche prima di creare questo laboratorio, è stato quello delle polveri, dell'esposizione a polveri inorganiche, in quanto un problema molto sentito nel Viterbese con il problema della raccolta delle nocciole, periodo dell'anno dove si sviluppano grosse quantità di polvere che ovviamente vanno in primis a far danno all'operatore stesso, oltre che diciamo a poi magari cittadini, no? Magari che vivono nelle circostanze, diciamo, dei dintorni dei noccioleti. In questo caso uno dei progetti che abbiamo sviluppato ha portato alla realizzazione di un sistema di abbattimento che, benché non risolve del tutto il problema, perché abbiamo pensato delle concentrazioni, se non piove, delle concentrazioni di polveri nell'aria che sono almeno 10 volte superiori a quelli che sono i limiti massimi di concentrazione consentiti per la salute degli operatori. Con il nostro sistema, diciamo, a umido si riesce ad abbattere il 50% circa la concentrazione di polvere a livello dell'apparato respiratorio degli agricoltori. Ovviamente però stiamo ancora sopra i limiti. La legge prevede comunque di ridurre al minimo tecnicamente possibile le esposizioni a fattori di rischio. E questo è un sistema che abbiamo proposto e sicuramente di gran lunga migliore che non quello abitualmente al quale siamo abituati dei cicloni sulle macchine. Altre attività hanno riguardato il layout di agenti fisici come la potenza sonora, le vibrazioni su macchine e quindi anche studiare dei sistemi per ridurre l'esposizione dei lavoratori a questi fattori di rischio e anche per i gas di scarico. Sempre abbiamo fatto però più con l'ottica dell'esposizione dell'operatore che non dell'ambiente di lavoro, dell'ambiente in generale. Altri studi hanno riguardato il microclima, quindi l'aspetto di comfort microclimatico, in particolare in ambienti di lavoro agricoli, come per esempio nelle serre, dove il microclima può diventare addirittura di tipo severo caldo, quindi non più moderato, non più quindi controllabile con sicurezza dal sistema di termoregolazione che ha una persona, per cui possono subentrare, diciamo, dei pericoli come il colpo di calore, cosa che poi si è verificata anche al di fuori delle serre, per esempio in campo durante la raccolta di pomodori o altri ortaggi, no, magari al sud Italia negli anni scorsi. Un settore per quanto riguarda l'igiene del lavoro molto emergente è quello del rischio biomeccanico. Oggi la maggior parte di casi di malattie professionali riguardano questo tipo di rischio, da movimentazione manuale dei carichi o da movimenti ripetuti anche con brevi sforzi, con leggeri sforzi, ma ripetuti con elevate frequenze degli arti, soprattutto gli arti superiori. Questo sta portando a una crescita esponenziale di denunce di malattie professionali, per cui c'è un vero e proprio allarme, non solo a livello nazionale, ma proprio europeo, mondiale. C'è una forte crescita di spese per risarcire questo tipo di patologie.
Anche qui abbiamo fatto degli studi, abbiamo per esempio nell'ultimo analizzato il modello che attualmente è quello utilizzato per valutare questo rischio, e abbiamo scoperto che questo modello non va tanto bene perché soffre troppo di soggettività da parte del valutatore, che portando a risultati, entrate in questa tabella, ma c'è chi valuta il rischio, lo stesso tipo di rischio è quello che vedete nel filmato, elevato, chi lo valuta tollerabile, chi intermedio, cioè ci sono, il modello è lo stesso, è normato a livello ISO, però porta risultati ben diversi a seconda di chi lo applica. Ci sono invece dei sistemi automatizzati che diciamo, semplificherebbero di molto il lavoro, rendendolo soprattutto più obiettivo. Per quanto riguarda poi altre attività, hanno riguardato appunto l'esposizione a fogli di legno, altre la sicurezza, la salute, in particolare gli enti di lavoro agroindustriali. Alcuni di questi sono stati finanziati con dei precedenti PRIN, quindi con progetti finanziati dall'università, dal Ministero dell'Università. Il problema oggi che abbiamo di fronte è quello però di trasmettere questi risultati e attività agli agricoltori. Come dicevo, noi facciamo tanta operazione anche di divulgazione, però poi non riusciamo a essere efficaci, perché appunto come dicevo prima prendiamo in giro quelli che ancora vanno in giro, nonostante sono anni che lo ripetiamo, no? Con questi atti di protezione abbattuti. Quindi si tratta adesso di trovare strategie per trasmettere all'agricoltore, no, queste informazioni in modo efficace. In quest'ambito abbiamo un corso di diversi progetti. A livello provinciale c'è questo progetto diciamo, che abbiamo messo in piedi insieme all'EBA, Accademia Bilaterale Agricolo, e la ASIVA. Un analogo progetto che si svolge a livello regionale grazie alla collaborazione dell'ASIA, della Regione Lazio. E a livello nazionale abbiamo due progetti finanziati dall'INAIL, gli unici due finanziati dall'INAIL in Italia per l'agricoltura, che riguardano l'informazione, la formazione del rappresentante dei lavoratori agricolo. È una figura che in tutti i settori già esiste dagli anni 90, in agricoltura ancora ce ne sono pochi, ma siccome è obbligatorio per legge in tutte le aziende, dovrà necessariamente diffondersi sempre più. È una figura che svolge un ruolo chiave per la sicurezza dei lavoratori. E quindi questi due progetti, che si chiamano Riprese e MetaRLS, sono mirati proprio ad entrare nelle aziende, a portare l'informazione alle aziende attraverso queste figure. Nell'ambito dei nostri corsi, sia insegnamenti, nei corsi di laurea, ma non solo, noi siamo forse stati la prima facoltà in Italia a conferire a chi segue i nostri corsi gli attestati, i cosiddetti moduli A, B e C per svolgere nelle aziende del settore agricolo e forestale il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. E siamo ancora da poco in Italia a fare questo. Abbiamo poi sviluppato sistemi per supporti per la formazione, anche per esempio per lavoratori stranieri, con progetti finanziati dalla Regione e dall'INAIL. E infine il terzo lato di quel triangolo che abbiamo visto all'inizio riguarda gli aspetti energetici. Quindi in questo ambito abbiamo più recentemente inaugurato un laboratorio che si chiama Enerlab e che si occupa di studi di fattibilità su risorse rinnovabili, sui distretti agroenergetici, caratterizzazione delle biomasse e dell'efficienza energetica. Gli obiettivi sono sempre soprattutto quelli di favorire sempre più l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, soprattutto nello stesso settore agricolo, che diventa sia utente che produttore però di energia. E quindi anche in quest'ambito abbiamo avuto abbiamo portato a termine dei progetti per questo AGRES che appunto ha studiato, no, le potenzialità energetiche dal punto di vista delle biomasse residuali nel nostro territorio. E quest'altro progetto che si chiama Sansa 4.0, che è finanziato nell'ambito del programma nazionale di Industria 4.0, che appunto ha portato allo studio di un sistema per utilizzare la sansa vergine derivante però dal processo in continuo a due fasi, quindi dove la sansa è molto umida, quindi necessita un'essiccazione particolare. L'essiccazione chiaramente si potrebbe fare anche artificialmente riscaldandola, però in quel caso si brucia energia, quindi
il bilancio energetico rischia di diventare negativo. In questo caso noi abbiamo proposto un sistema, grazie a dei funghi inoculati nella massa di Sansa, per ridurre in modo efficace l'umidità della massa di Sansa senza che questa sia fissa, perché il rischio è quello. Quindi diciamo studiare un sistema e mettere a punto delle linee guida per avere un'essiccazione efficace, tale da comunque da avere come prodotto finito una Sansa utilizzabile come combustibile in particolari caldaie. Altre attività hanno riguardato la tracciabilità di biomasse, un altro aspetto particolarmente sentito, soprattutto per esempio per il pellet, no? Per questi tipi di prodotti dove non si sa bene cosa ci sia dentro. Abbiamo fatto uno studio che grazie alla tecnologia MIR riesce invece a valutare le percentuali di diversi tipi di legno all'interno di un pellet, per esempio. E infine altre attività hanno riguardato appunto per esempio l'utilizzo alternativo di biomasse, oppure anche ad esempio la sostenibilità appunto ambientale dell'uso di questo tipo di biocombustibile. Per concludere, ne abbiamo parlato anche in un convegno c'è stato ieri, il fotovoltaico in agricoltura è qualcosa vista diciamo molto così, un sospetto da tutti, però in realtà si sta cercando di utilizzare le serre non più come un supporto semplicemente dei pannelli fotovoltaici, che in quel caso non viene nemmeno la funzione proprio della serra dovuta all'ombreggiamento di questi pannelli, ma creare dei sistemi che consentono di combinare i vantaggi sia del fotovoltaico ma anche della produzione in serra, come appunto quella primaria diciamo prevista per questo tipo di attività. Niente, ci sarebbero altre cose, ma ovviamente ho cercato di portarvi soltanto le cose più attuali e più importanti che abbiamo fatto negli ultimi anni. Sono a disposizione per qualsiasi domanda e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Massimo. Massimo non l'ha detto, ma insomma è stato il mio primo tesista proprio con la tesi sulla sicurezza del lavoro. Adesso lascio la parola a Roberto che ci illustrerà un po' le cose che insieme faremo nei prossimi anni e che riguardano anche la possibilità di tesi, tirocini e cose anche ancora più interessanti all'interno appunto della PMB, che è la più grande concessionaria John Deere del Lazio, dell'Italia centrale, insomma. È l'unica. L'unica, tra l'altro. La più grande dell'Italia centrale, non l'unica. No. Buongiorno. Niente, è un piacere essere qui come a rappresentare l'azienda, la PMB. Aspetta, andiamo. Buongiorno. La PMB, che è la concessionaria John Deere per 14 province del centro Italia, poi le vedremo nel dettaglio nella presentazione. Vi faccio una breve presentazione della nostra azienda per capire anche come arrivare poi a quel processo che diceva il professore e lo sviluppo che ci ha portato a poter lanciare questi messaggi all'interno di un'università importante come la vostra. PMB, e questo è il nostro logo, e rappresenta in pratica le iniziali delle famiglie che fanno parte del capitale sociale: Pucci, Mencini e Brizzi. Il signor Pucci era quel signore che era lì poco fa, che è dovuto rientrare in azienda. Brizzi sono io, Mencini è il socio che cura tutta la parte assistenziale all'interno dell'azienda. La nostra azienda è concessionaria John Deere dal 97, infatti ha iniziato la sua attività in questa forma societaria proprio nel 97 con l'acquisizione del marchio John Deere per la provincia di Viterbo e l'ingresso di Brizzi, uno dei fondatori, nella società Pucci Mauro C, che era fatta da Pucci e Mencini e svolgeva un'attività in precedenza nel settore delle macchine agricole.
Questa è la nostra, la fotografia della nostra sede di Tuscania. Sotto sono rappresentati John Deere come marchio principale delle macchine operatrici e i marchi delle attrezzature che noi rappresentiamo dal 97, abbiamo diffuso nel Viterbese, nel Ternano prima e oggi nelle altre aree di competenza. Questo qui ho sintetizzato quello che è stato il nostro percorso per arrivare a oggi. Nel 97, ve l'ho detto, abbiamo iniziato la nostra attività come concessionaria per la provincia di Viterbo. Eravamo 12 persone, un organico fatto di 12 persone all'interno dell'azienda, di cui 8 facevano parte delle famiglie che componevano il capitale sociale, per cui quasi un'azienda a carattere familiare, una famiglia allargata come società, ma era un'azienda con struttura a carattere familiare. Per cui l'operatività si basava sull'entusiasmo, sulle conoscenze e sull'esperienza di chi aveva costituito questa società. Più alto. Nel 2004 noi abbiamo avuto l'incarico da John Deere di curare ufficialmente anche la provincia di Terni. Nel frattempo all'interno avevano iniziato da subito, sono cresciute le professionalità della seconda generazione, perché sia la famiglia Pucci che Mencini che Brizzi avevamo 3 figli maschi più o meno della stessa età. Uno è qui, è il signore col telefonino che sta cercando di riprendere, che è il mio figlio. Sono entrato a far parte dell'azienda, per cui hanno dato vitalità, capacità operativa e nuove idee, come fanno sempre i giovani all'interno delle aziende. Questo per dire che la nostra operatività si è consolidata, è cresciuta tanto ad arrivare nel 2009 che abbiamo dovuto costruire la nuova sede, ma per un fatto di logistica, perché nella vecchia sede gli spazi erano diventati oramai talmente inadeguati all'operatività che facevamo che abbiamo dovuto allargare gli spazi, e la nuova sede sono 3.000 metri coperti con 8.000 metri intorno di piazzale espositivo. Abbiamo proseguito, abbiamo consolidato la nostra presenza in quegli anni su un fatturato che si attestava intorno ai 7-8 milioni di fatturato. Andavamo tranquillamente fino a che John Deere nel 2012 non ci ha sconvolto la vita, perché ci ha detto che per un processo che stava facendo in Italia, il deal standard per l'adeguamento della struttura italiana alle grandi strutture europee dei paesi che già avevano strutture di vendita organizzate in maniera diversa, ha lanciato un messaggio del deal standard, e la nostra azienda, forse per i risultati che avevamo ottenuto, forse perché aveva anche un ricambio generazionale all'interno, è stata immessa in questo programma. Questo programma ha comportato che dal 2013, se voi guardate la presentazione, abbiamo iniziato un processo di allargamento della nostra operatività. Nel 2013 abbiamo costituito 2 nuove filiali, una a Utricoli in provincia di Terni e una a San Quirico in provincia di Siena, per coprire le nuove province oltre Viterbo e Terni, Roma, Nord, Rieti e Siena. Gli addetti della società sono passati improvvisamente dai 15 che eravamo a 28 addetti. Nel 2015 non era sufficiente quello che avevamo fatto, abbiamo fatto un'ulteriore apertura della filiale di Grosseto per coprire le zone che ci erano state assegnate di Grosseto, Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara. La terza agenzia, e gli addetti sono passati dai 28 a 33 addetti. Nel 2016 abbiamo completato quella zona e abbiamo aperto una ulteriore filiale su Cecina per avere una logistica, per migliorare la nostra logistica, e siamo arrivati a 46 addetti. Nel 2017 abbiamo, per la parte alta, Massa, Lucca, Livorno,
incaricato su deroga della John Deere un'officina autorizzata alla 3M di Stabia vicino Firenze e rafforzato la nostra copertura assistenziale su Grosseto con la collaborazione con l'officina della cooperativa Valle Bruna di Sticciano in Grosseto. E nel frattempo con Giordina abbiamo fatto l'ultima, quella definitiva, acquisizione di altre due province, Arezzo e Firenze, che ci ha portato a spostare l'agenzia di San Quirico, spostarla su Sinalunga per ottimizzare la nostra, sempre la nostra logistica. E a oggi siamo 42 persone all'interno dell'azienda. Questa è la copertura territoriale che facciamo, che va dal raccordo anulare di Roma parte nord, arriviamo su 14 province di cui Viterbo, Rieti e Roma, una parte di Roma, su Lazio, Terni su Perugia e tutte le province della Toscana. Qui si vede operatività su 14 province, 3 regioni e queste sono le nostre strutture che già ne abbiamo parlato. Questo l'abbiamo raggiunto anche dovendo fare dei cambiamenti proprio strutturali all'interno dell'azienda e forse qui entriamo nell'argomento che può interessare questo rapporto di collaborazione. Ad oggi il rapporto era un rapporto che era nato molti anni fa tra me e il professor Monarca, che ci eravamo incontrati per lavoro e per in qualche conferenza sui nuovi sistemi di lavorazione, cose del genere. Poi credo che sia nata un rapporto di stima e fiducia reciproca che ha portato negli anni ad ospitare con piacere presso la nostra azienda il professore con i suoi collaboratori, con gli studenti, per illustrare quello che erano le disponibilità di meccanizzazione che noi avevamo nel nostro pacchetto di offerta. Oggi credo che proprio per la complessità che si è sviluppata all'interno della nostra azienda, dove per affrontare una situazione di questo tipo non basta più l'imprenditore che tiene tutto in mente, ma si deve dividere l'azienda in settori specifici, con responsabilità specifiche, con la crescita di nuove figure. La crescita di nuove figure, noi per affrontare tutto questo abbiamo fatto un reparto vendita dove abbiamo un direttore commerciale, anzi due, perché vista l'ampia della cosa ne avevamo due e poi vi spiego che stiamo facendo un ulteriore cambiamento. Abbiamo dovuto dividere il reparto assistenza sia ricambi che officina con dei responsabili, perché i volumi di fatturato prevedevano che ci fossero delle persone che pensassero all'organizzazione, alla disponibilità, alla rotazione anche interna dei pezzi per quanto riguarda i pezzi di ricambio e l'ottimizzazione dell'utilizzazione delle ore di lavoro all'interno dell'officina. Per cui tutti questi processi hanno fatto sì che al di là del caos che avete visto negli ultimi 4 anni, dove abbiamo concentrato apertura di nuove filiali, presa di possesso di nuove aree e tutto, abbiamo iniziato a lavorare anche in prospettiva. Una prospettiva che oggi ci ha portato a un organico, per farvi capire, non è importante i nomi o le cose, ma vi fa capire che l'azienda è strutturata in vari settori, quello che dicevamo prima, dove all'interno ci sono delle professionalità che noi facciamo continua formazione con la certificazione di John Deere che ci dà il supporto di creare corsi di formazione specifici e tutto quanto. Siamo questo qui fortunatamente, e così è l'ultima slide e poi entriamo nella cosa, è che tutto questo è stato possibile perché in questi anni la preoccupazione più grossa era quella di realizzare quello che avevamo studiato preventivamente con i piani di sviluppo e cose del genere. Infatti noi siamo partiti all'inizio del 2013
con un fatturato acquisito nel 2012 di circa 7,6 milioni. Poi negli anni, arrivando all'ultimo bilancio del 2018, l'abbiamo chiuso a 22.437.000. Questo dice quanta tensione c'è stata all'interno dell'azienda, quanta preoccupazione di curare tutti i settori, perché ogni settore è diventato di dimensioni importantissime, e quanta necessità c'è in quello che stiamo vedendo di professionalità sempre più preparate e importanti. Ecco perché proprio in virtù di questo stavamo dicendo con il professor Monarca in preparazione di questa riunione che saremmo ben lieti di lanciare una borsa di studio, un premio per una tesi sull'innovazione in agricoltura che spero trovi la voglia e l'adesione di molti di voi di cimentarsi in questa cosa. Dopodiché parleremo di altri progetti anche per futuri stage, inserimenti in azienda o cose di questo tipo, perché oggi riteniamo, ecco, infatti la cosa importante che secondo me si sta maturando oggi possiamo presentarci come azienda e, avendo delle esigenze noi, poter trasferire a voi la possibilità di entrare a far parte di un qualche cosa che può permettere una formazione e una crescita professionale anche ai livelli di cui voi, per cui voi state preparando a lavorare. Credo di aver detto tutto. È sempre difficile parlare, dicevamo con la signora Angela, che è abituata a fare conferenze, fa facile tutto quanto, per noi è più difficile, non siamo più operativi, però quello che voglio rinnovare è un ringraziamento a tutti per l'attenzione, un ringraziamento di nuovo all'università e il piacere di aver fatto da tramite a una grande azienda come la John Deere e all'università per un'azienda come la nostra che è a carattere provinciale ma che sta cercando di crescere e migliorare. Grazie a tutti per l'attenzione. Bene, avete domande ragazzi? Sì, Tommaso. Tommaso ha fatto la tesi triennale con me, adesso chissà se farà pure una magistrale, forse dice di sì. Una domanda per i signori Giondino. Abbiamo parlato di bonifiche per la rete, abbiamo parlato di rappresentanti di Giondino d'Italia, ora facendo una breve analisi insomma di quello che è l'Italia, cioè un paese in cui la dimensione aziendale media si aggira intorno ai 4-5 ettari, l'età media dei titolari supera i 50 anni e molte volte non assolutamente come problema il reddito di studio è anche abbastanza basso insomma. E la mia domanda era come si pone John Deere Italia per superare o perlomeno, soprattutto l'Italia è un paese in cui il mercato dell'usato è forse il più fiorente in Europa, questo porta a una riduzione delle rottamazioni e alla circolazione di macchine sempre più vecchie. E volevo sapere qual è la strategia di John Deere Italia per diminuire, quindi velocizzare o per scavalcare questo ostacolo nella diffusione di questa agricoltura 4.0. Credo sia Enrico. Sì, grazie per la domanda. Pensa che noi a livello di concessionari stiamo implementando il cosiddetto quarto reparto, ovvero abbiamo un reparto dedicato alla vendita, all'assistenza e ai ricambi sul cliente, no? Quarto reparto sarà un dipartimento dedicato solamente all'agricoltura 4.0, ma in particolare a cosa? In particolare all'analisi di quei dati che vengono stoccati in questo cloud, in questo portale Ag, per andare dal cliente e dirgli fargli assistenza proattiva, la stessa cosa che abbiamo visto prima dal professore, per ottimizzargli la macchina, per fargli quindi percepire il valore reale
aggiunto dell'agricoltura 4.0. In realtà l'agricoltura 4.0 se ne parla molto, ma è molto più concreto di quello che si pensa. Sicuramente stiamo forzando i nostri concessionari a fare investimenti in tal senso, a fare investimenti soprattutto nella formazione. Quindi vuol dire che noi chiediamo ai concessionari di selezionare determinati candidati, di assumere determinati candidati per poi sviluppare questo quarto reparto, che secondo noi è la testa di ponte per permettere di arrivare all'agricoltore. In merito al mercato invece dell'usato, formazione eccetera eccetera, questo è terra incompiuta. Teniamo presente che nell'ultimo biennio, in seguito a quelle che sono state le riforme europee per i emissionamenti, no? Sono passati diverse fasi di motore che hanno ridotto sempre di più le emissioni di combustibili, di gas dannosi. C'è stato un incremento del nuovo, abbiamo visto un incremento del nuovo, quindi questo ci dà fiducia. L'incremento del nuovo ovviamente diversificato in funzione della potenza, sicuramente maggiore sui bassi cavalli piuttosto che l'alta potenza, però comunque ci stiamo, sembra ci sia un momento di ottimismo. Altre domande? Io. Sì, e tra un terminato qui, abbiamo ovviamente terminato, porterò gli amici di John Deere a vedere l'azienda agraria didattico sperimentale, e qui c'è appunto il professor Colantoni che da poco è vice direttore dell'azienda agraria, è uno dei tre del settore AGR09 che con me e con Massimo, lui si occupa di tantissime cose, in particolare nelle energie rinnovabili, e sta coordinando il gruppo di lavoro sul famoso progettone sulle energie rinnovabili. Due cose sull'azienda agraria rivolta ai ragazzi. Allora, intanto prima, grazie a tutti, buongiorno, e porto i saluti dal direttore professor Colla, che è impegnato in una commissione di laurea a pochi metri da noi. Purtroppo si dispiace, ma non ha potuto partecipare perché appunto sono ragazzi che si laureano emozionati, e da relatore, e da relatore sta vicino a loro proprio per supportarli anche alle famiglie, perché sono più emozionati dei ragazzi. Per cui si scusa tantissimo, ma ringrazia la disponibilità della John Deere, ovviamente la grande lungimiranza nell'approcciarsi all'università, anche non solo sul supporto che ha dato personalmente a noi come meccanica agraria, ma a tutto il dipartimento e all'azienda agraria per il supporto tecnico e scientifico che ogni volta ci date con piena disponibilità. Grazie ancora di tutto. E dico due cose, poi volevo un attimo riallacciarmi alla domanda di Tommaso, il nostro amico, però prima dico proprio 5 minuti proprio sull'azienda agraria didattico sperimentale. L'azienda agraria didattico sperimentale copre anche la parte dell'orto botanico, è una grossa fetta insomma dell'università, dell'Ateneo, copre circa 30 ettari, è situata nella località di Ielo, quindi qui in fondo per chi non la conoscesse, è una zona che copre, quindi compresa anche ovviamente l'orto botanico, copre anche una buona parte di sperimentazione sul terreno di varie attività, non solo rivolte alla meccanizzazione o dal punto di vista ingegneristico, ma anche dal punto di vista agronomico. Le finalità dell'azienda agraria sono questi che individuate, ovviamente essendo didattica sperimentale ha come obiettivo principale quello di essere a supporto degli studenti per l'acquisizione di conoscenze e skills che possono essere utili a loro domani che escono nell'ambiente di lavoro, quindi attività pratica che è sempre la principale tipologia di didattica che rimane più impressa agli studenti rispetto alla lezione frontale. E garantisce ai docenti della facoltà di agraria la possibilità di svolgere attività di ricerca e sperimentazione, realizzare e dare supporto ad eventi e visite guidate sia a carattere scientifico che didattico, dare supporto alle attività di Ateneo, perché anche se l'azienda agraria di didattica sperimentale è aperta a qualsiasi dipartimento o ex facoltà dell'Ateneo, non solo a noi, contribuire all'innovazione e allo sviluppo del sistema delle imprese agricole e zootecniche con attività di promozione, divulgazione tecnica, scientifica e di assistenza tecnica agli operatori del settore, svolgere attività di servizio per l'Ateneo per quale la manutenzione di alimenti e delle strutture universitarie. Vi dirò a fare una veloce visita appunto all'azienda agraria e all'orto botanico, che sono un fiore all'occhiello, non tutte le facoltà agrarie hanno un'azienda agraria
attaccata come ce l'abbiamo noi, insomma. E poi va bene, con questo diciamo vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie.